Ciao amici del Berà, quest'oggi vediamo qualcosa su come realizzare i nodi che ci serviranno in natura e nella vita di tutti i giorni. Se avete la padronanza di effettuare i vostri nodi, li potete fare senza guardarli. Questo ad esempio è un nodo piano. Se avete acquisito un ottimo risultato, potete effettuare lo stesso nodo anche con le mani dietro la schiena. Quindi seguitemi attentamente perché vi spiego passo passo come realizzare i vostri nodi. Amici, ecco qui due cime di ugual diametro. Vediamo subito come si esegue il nodo piano. Un nodo di giunzione, dobbiamo unire due cime, due corde. Ok? La prima operazione è come quando fate il laccio delle scarpe, vedete? La seconda operazione, stessa cosa, ma al contrario. Quindi se per prima abbiamo passato la cima gialla sopra la bianca, poi passeremo la bianca sopra la gialla e poi tiriamo. Ecco qua, abbiamo unito due corde di uguale dimensione con un nodo piano. Questo è il nodo piano. Qual è la differenza tra questo nodo e un nodo a caso? Che questo nodo, se tiriamo, non si muove, ma lo possiamo sciogliere tranquillamente facendo leva su 1 e 2. Il nodo si scioglie. Rivediamolo un'altra volta. La cima gialla passa sopra la bianca e riesce fuori. Adesso la cima bianca passa sopra la gialla. Ecco qua. Io ho preso apposta due cime di diverso colore proprio per farvi vedere i giri, farvi meglio capire il giro. Ecco qua, questo è un nodo piano. Le due cime di uguale dimensione, di uguale diametro, sono state unite insieme. Se noi facciamo così, sciogliamo il nodo. Ok? Rivediamolo un'ultima volta per chi non ha seguito. La cima gialla passa sulla bianca, come se vogliamo fare un laccio alle scarpe. La cima bianca passa sulla gialla. Ecco qua, e tiriamo. Ecco il nodo. Semplice e pratico per unire due corde. Possiamo usare il nodo piano. L'importante è che le due corde siano di uguale diametro. Se le corde sono di diametro diverso, non va bene il nodo piano, bisogna effettuare un altro tipo di nodo. Vediamo praticamente come si esegue. La cima arancione e la cima blu. La cima arancione passa sulla cima blu, come se volessimo fare un nodo delle scarpe, poi la cima blu passa sull'arancione. Stringiamo, tiriamo tutte e quattro le cime, ecco qua, il nodo piano. Semplice e efficace quando abbiamo da unire due corde di uguale dimensione. Se noi facciamo leva sulle corde, si scioglie, oppure facciamo leva sui due cappi e si scioglie. Rivediamolo per chi non ha capito, lo ripeto un'altra volta. La cima arancione passa intorno alla blu, adesso la cima blu passa intorno all'arancione. Eccolo qua. Questo è un nodo di giunzione, serve per unire due cime, due corde di uguale diametro. Ho preso due corde di diverso colore proprio per farvi vedere chiaramente, il più chiaramente possibile, il giro. Ok? Il limite di questo nodo è il diametro. Se le cime sono di diverso diametro, non si possono unire con questo nodo. Vanno eseguiti altri tipi di nodi, ma se le cime sono dello stesso diametro, come in questo caso, le possiamo unire con un nodo piano. Nodo di giunzione, utile e semplice. Amici, ho realizzato nodi piani su cime di diverso colore e diametro
Il mio video termina qui, spero di essere stato interessante ed utile. Gli ultimi secondi del video, come al solito, sono dedicati ad altri video interessanti. Io vi ringrazio per l'attenzione, un saluto e un abbraccio di cuore.